Abbiamo organizzato questo incontro con i marittimi di Mazara del Vallo per sentire le loro problematiche e affrontarle, insomma, in questa assise in vista delle organizzazioni future che faremo a livello provinciale. Quali sono le vostre proposte? Le nostre proposte in realtà sono quello di ascoltare le controproposte che ci verranno fatte dai marittimi di Mazara del Vallo e redigere un verbale diciamo, interessando il nostro ministro. Quali sono le problematiche del settore pesca? Non sono poche, anche perché siamo stati da anni lasciati così allo sbando da parte dell'istituzione. Accolgo con piacere la Lega che ci ha dato quella soddisfazione di incontrarci oggi, perché anche noi ci siamo riuniti in un modo di dare diciamoci, una nuova svolta alla marineria, perché giustamente il torto non sta mai da una parte, magari il 50% da parte della marineria che non è stata rappresentata bene, ma anche le istituzioni non è che hanno lasciato a desiderare. Spero con questo avvento della Lega, che comunque è la prima volta che sentiamo parlare il segretario del partito, che ha parlato anche durante la campagna elettorale, sempre pesca e agricoltura, sono le due cose che realmente per vivere una persona hanno bisogno. E allora abbiamo cercato e prendere diciamoci, il buono a quello che ha detto Salvini, e con la base della Lega speriamo di arrivare al ministro, al settore della pesca, appunto per parlare dei problemi della pesca. Sono tanti, no, non ultimo, oltre ai problemi, vorremmo veramente cercare di aprire questo porto canale, perché tutto possiamo parlare di problemi della pesca, ma se il porto non è ricettivo per i pescherecci o anche per il turismo, tutto si può parlare, ma non è che sia un porto. Mazara del Vallo è stata la capitale della pesca, spero che ci diventiamo e ci facciano diventare di nuovo la capitale della pesca. Come ha ben detto Adamo, il discorso è questo: noi siamo qui per ascoltare e per capire se già quello che abbiamo noi in progetto come Lega va bene o se dobbiamo aggiustare qualcosa prima di iniziare a fare un vero e proprio discorso con il nostro ministro e con il governo. Quindi ascoltare per la Lega è molto importante, la nostra politica è fatta proprio diversa dagli altri perché ascoltiamo piuttosto che andare a parlare con la gente o a dire quello che devono fare quando non si capisce niente. Come dice più volte Salvini, le leggi del mare devono fare i marinai, non chi da Roma è seduto dietro una scrivania e magari il mare l'ha visto solo in cartolina. Quindi noi siamo qui ad ascoltare le esigenze dei marinai, della marina, sia quella turistica che quella che importa e che prende il pesce del mare. E quindi fare delle leggi che possono permettere di nuovo alle marinerie di lavorare come lavoravano molti anni fa. Mazara, io sono marsalese, Mazara era fortissima, era la prima marineria d'Italia, credo, e oggi sta recitando un ruolo veramente triste. Quindi benvengano questi inviti, noi stiamo ascoltando tutte le categorie, l'agricoltura, i commercianti, gli operai, perché è da lì che le leggi devono essere disegnate, dalle persone che vivono sulla propria pelle il lavoro. Quindi chi meglio dei marinai può decidere le leggi giuste per come vivere il mare al meglio. Quindi grazie ancora per l'invito e da qui inizia un percorso per Mazara per migliorare questo settore.